parlamentari diversi, ma sostanzialmente aventi il medesimo contenuto, di conoscere quali iniziative il governo intende intraprendere per garantire l'apertura del funzionamento di musei, biblioteche, archivi, istituti e sistemi culturali sino ad oggi di competenza delle province e salvaguardare le competenze maturate degli operatori culturali, garantendo gli attuali livelli di spesa a seguito dell'entrata in vigore della legge 56 del 7 aprile 2014, la cosiddetta legge del Rio. La legge 56 del 2014, richiamata dagli onorevoli interroganti, e recante disposizioni sulla città metropolitana, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, nel comportare significativi cambiamenti per le province italiane, non menziona tra le competenze dei nuovi enti la gestione dei beni culturali. Essa tuttavia segna un mutamento profondo del modello di governo locale italiano, dettando un'ampia riforma in materia di enti locali, con l'istituzione delle città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province ed una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni dei comuni. Tale legge prevede un articolato procedimento di redistribuzione delle funzioni amministrative tra regioni, città metropolitane, province e comuni, senza tuttavia entrare nello specifico sull'esercizio da parte delle province di compiti inerenti alla gestione dei beni culturali. Il governo è ben consapevole del problema. Vorrei rammentare a margine l'impegno assunto con l'obiettivo di preservare il patrimonio culturale delle province lo scorso 9 marzo con l'ordine del giorno numero 44 dell'onorevole Rampi per valutare l'opportunità di adottare utili iniziative in un quadro di competenza condivisa con le autonomie in cui la tutela dell'interesse pubblico soddisfatto da queste istituzioni trovi nel Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il riferimento per definirne il futuro. Strategico infatti è il ruolo degli istituti e luoghi della cultura per la diffusione della cultura stessa, della storia locale e per l'accesso di tutti all'informazione. Al momento, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale previsto dall'accordo dell'11 settembre 2014 tra il Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 1,91 della richiamata legge 56 del 2014 concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 dello stesso articolo, è in corso il censimento delle biblioteche, teatri, musei, archivi storici, istituti culturali, artistici e musicali ed altri luoghi della cultura di proprietà provinciale, nonché del numero totale del personale impegnato e delle complessive spese di gestione. L'elenco dei beni culturali e dei siti censiti sarà oggetto poi di una opportuna valutazione con riguardo al possibile trasferimento degli stessi al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nell'ambito di appositi accordi di valorizzazione in base all'articolo 112 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, al fine di assicurarne la tutela e la valorizzazione, nonché di realizzare possibili economie di scala nella gestione e di costruire percorsi di visita integrati e coerenti sotto il profilo culturale. Un accenno specifico e distinto va però riservato alle biblioteche e agli archivi. Come noto, con il DPR 616 del 1977 vennero trasferite alle regioni, tra le altre, le funzioni amministrative relative alle biblioteche di enti locali, ovvero tutti i servizi e le attività riguardanti le biblioteche anche popolari dei centri di lettura appartenenti alla regione o ad altri enti che, anche non territoriali, sottoposti alla sua vigilanza o comunque di interesse locale, nonché il loro coordinamento reciproco con le altre istituzioni culturali operanti nella regione ed ogni manifestazione culturale divulgativa organizzata nel loro ambito. Le regioni hanno naturalmente legiferato, ove hanno ritenuto, nella materia loro delegata. Non si può che condividere con gli onorevoli interroganti la necessità di avviare iniziative per la salvaguardia dei sistemi bibliotecari provinciali e ritengo nello specifico che le regioni debbano rivedere con urgenza le rispettive normative al riguardo per ridefinire le competenze istituzionali sui servizi culturali del territorio di pertinenza. Anche perché la realtà delle biblioteche di enti locali risulta assai variegata a livello nazionale. Non esistono sistemi provinciali in tutte le regioni, in alcune zone le reti bibliotecarie sono di ambito interprovinciale o di area vasta, in altri casi, come le biblioteche di ente locale, fanno capo a sistemi regionali. Non tutte le aree del Paese, pertanto, attraversano in questo momento storico-politico le medesime vicende istituzionali. Per questo motivo la nostra Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali ha realizzato una prima indagine conoscitiva.
impegnando proprie risorse tecnologiche ed umane, al fine di arrivare ad una conoscenza più approfondita della realtà bibliotecaria provinciale in termini di servizio e di patrimonio, considerato che in alcuni casi le biblioteche provinciali costituiscono il centro di estese reti territoriali, aperte anche istituti bibliotecari di varia appartenenza, istituti culturali, scuole, enti religiosi, che forniscono servizi culturali integrati alla cittadinanza. Per quanto riguarda gli archivi, abbiamo da tempo affrontato il problema della futura conservazione e accessibilità degli archivi storici delle province, conducendo anche una ricognizione in merito alla loro collocazione e consistenza, nonché sulla natura demaniale o meno dell'edificio di conservazione. Grazie al coinvolgimento, questo lavoro è fatto grazie al coinvolgimento delle soprintendenze archivistiche che istituzionalmente li tutelano e all'utilizzazione dei dati già presenti nel sistema informativo unificato delle soprintendenze archivistiche. Come sapete, le province, che sono tenute dalla norma alla istituzione degli archivi storici, trovandosi oggettivamente in condizioni precarie dal punto di vista del personale e per carenze di spazi e di fondi da destinare agli archivi, sono ricorse all'Istituto del Deposito presso gli archivi di Stato per la tutela e la valorizzazione della propria documentazione. Archivi di Stato che sono così diventati il naturale luogo di deposito della documentazione delle province e ne hanno garantito la conservazione e la fruibilità. Vi faccio l'esempio dell'Archivio di Stato di Ancona, Bergamo, Catania, Cosenza, Cremona, Grosseto, Novara, Perugia, Piacenza, Potenza, Ravenna, Rieti, Savona, Terni, Ascoli Piceno, Bari, Camerino, Chieti, Ferrara, Foggia, Forlì, L'Aquila, Latina, Lecce, Macerata, Reggio Emilia, Rovigo, Salerno, Siracusa, Taranto, Teramo, Trento, Udine e Vercelli. Una recentissima norma primaria affronta il tema disegnando il percorso che si dovrà seguire in questo specifico ambito, percorso che coinvolge più amministrazioni e prevede più passaggi. Come noto, infatti, il recente decreto legge del 19 giugno 2015, numero 78, convertito con la legge 125 del 2015, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, disposizioni per garantire la continuità dei servizi, dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio, razionalizzazione delle spese del Servizio Sanitario Nazionale, nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali, prevede all'articolo 16,1-quater, piano di razionalizzazione degli archivi che, cito testualmente, al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministro per gli Affari Regionali e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Agenzia del Demanio, previa intesa con la Conferenza Unificata, è adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il piano può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento degli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti e degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014-56 e l'eventuale trasferimento al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo degli immobili demaniali di proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, numero 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti. Al fine di una preliminare analisi del disposto normativo sopra riportato, delle eventuali problematiche connesse, nonché al fine di concordare le modalità operative atte a consentire, nei termini indicati dall'articolo in argomento, la definizione del provvedimento previsto dalla normativa, posso anticipare sin d'ora che si svolgerà a breve un primo incontro con tutte le amministrazioni interessate. Grazie. Grazie, sottosegretario Barraccio. L'onorevole Cesaro ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto. Prego. Ho 5 minuti, vero Presidente? Sì. Sì, io sono soddisfatto dell'impegno profuso dal sottosegretario nell'illustrare lo stato dei fatti, ma devo dire che
proprio la legge 125/2015, da ultimo citata, novellata con misure urgenti per gli istituti di cultura, ecco, vorrei soffermarmi sull'aggettivo urgenti, perché qui a Napoli si dice: mentre il medico studia, l'ammalato muore. Gli archivi, le biblioteche, i musei provinciali già non si sentono troppo bene. E vorrei usare un'altra metafora, fate presto, a proposito dell'urgenza, che fu il titolo del Mattino di Napoli nel novembre 1980, diventata poi un'icona della pop art grazie all'intuizione di Andy Warhol. Oggi presente questa bella opera d'arte nella mostra permanente di Lucio Amelio Terremotus a Caserta, perché per esempio a Caserta, che è il mio territorio di riferimento, esiste un bellissimo museo provinciale, il museo